Benvenuti amici, venerdì tempo delle offerte e questo venerdì uno speciale dedicato alle periferiche gaming. Prima di iniziare vi ricordo che i video della settimana precedente, molte offerte sono ancora valide, quindi dategli un'occhiata e poi che qui sotto in descrizione trovate il link di tutti i prodotti che vi presenterò ora. Specifico che per questo speciale ho cercato di tenere in considerazione delle periferiche gaming economiche, cioè quelle che offrono veramente un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni, qualità generale. E partiamo con un mouse economico che vale veramente per tutto, questo Red Dragon, venduto in questo momento a 67% di sconto, 19 euro per un mouse comunque che si adatta bene e offre un ottimo rapporto tra qualità prestazioni per tutti i gamer. Mentre se volete qualcosa di un po' di più a livello di qualità, anche di costruzione e tutto il resto, vi propongo questo Logitech G402, venduto al 27% di sconto, 50 euro. Quindi questa selezione per due mouse per videogiocatori comunque economici. Se siete mancini o comunque volete uno smartphone che si può utilizzare tranquillamente sia con la mano destra che con la mano sinistra, quindi senza una particolare ergonomia, solo per destrorsi, abbiamo questo SteelSeries Rival 100 venduto a 41 euro e un ottimo compromesso. Passiamo a una tastiera gaming sempre economica. Ho selezionato questo prodotto che probabilmente non è conosciutissimo, non è una marca blasonata, ma offre veramente un ottimo bilanciamento tra prezzo e le altre caratteristiche. Questa Aula Beefire è venduta a 38 euro, molto interessante. Anche in questo caso, se invece volete qualcosa di un pochettino di livello più alto, sicuramente molto più alto sotto tutti gli aspetti, il mio suggerimento va per la Logitech G610, che comunque costa 130 euro, ma insomma parliamo di tastiere gaming, ci sono prodotti molto più costosi e questa è un ottimo via di mezzo insomma tra quelli molto economici e quelli molto costosi. Se volete invece un volante con cui divertirvi con i giochi di guida, il mio suggerimento per un buon prodotto, una via di mezzo economica, è questo Thrustmaster Ferrari F458, sotto i 100 euro, sappiamo che i volanti costano anche molto di più, 21% di sconto in questo momento, 86 euro come prezzo. Un paio di tappetini, poi la mia soluzione per un tappetino economico ma ben fatto va per questo Razer Sphex, pronunciatelo un po' come volete, che costa una ventina di euro e sicuramente vi soddisferà. E propongo invece questo invece tappetino XXL, estremamente XXL perché arriva a quasi un metro di larghezza, ci mettete sopra praticamente mouse, tastiera, tutte le vostre periferiche, della Perlix, venduto a 20 euro anche questo. Vedete come qualità, diciamo, di materiale, di fattura è un po' inferiore rispetto a quell'altro, però ovviamente la dimensione è molto più grande. Dopodiché, se volete un paio di cuffie economiche, la mia scelta va per queste Creative Fatality HS800, un ottimissimo rapporto tra prestazioni e prezzo, 32 euro. E chiudo questo speciale con un microfono ovviamente per chi vuole magari fare anche commentary o vuole andare in live o registrare video qua per YouTube, e la mia scelta va per questo Blue Microphone Snowball che con 50 euro vi portate a casa un prodotto veramente ottimo. Quindi ragazzi, ribadisco, una selezione di prodotti per videogiocatori, di periferiche per chi vuole dei buoni prodotti senza spendere un occhio nella testa. Questi sono i miei suggerimenti. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link di tutti questi prodotti per approfondire i vari dettagli tecnici. Vi raccomando, lasciate un mi piace, condividete questo video con i vostri amici e noi ci vediamo negli altri video. Ciao!